Dunque. Tu ti chiami? C'ero sicuramente. La tua attività era? Ma facevo l'insegnante, adesso sono in pensione, ma faccio il piccolo. Noi ci siamo conosciute tanti anni fa. Nel 75 circa. Sì, ma nel periodo del, credo che sia stato del... Del centro studi Fratellanza Colli. Sì, ma nel periodo del 90 mi sembra... Poi nel 90 ci siamo riavvicinati. Riavvicinati e tu avevi un problema. Un problema sì, di vista, cioè di vista. Avevo un problema all'occhio, un occhio che aveva avuto un incidente quando ero bambino. Giocando con mio fratello mi era finita dentro l'occhio una freccia fatta da noi ragazzi con le stecche dei gombrelli. Quindi questa stecca d'acciaio era penetrata nella pupilla rompendo il cristallino, il rumore vitreo, andato via tutto. L'oculista allora che mi ha curato a Palermo, ero piccolino, con 7 o 8 anni, e riuscì a salvare l'occhio, perché in quel periodo penso che le tecniche fossero ancora, diciamo, non fossero quelle di oggi, logicamente, quindi già il salvare l'occhio era tanto. E in effetti vedevo soltanto un'ombra da una parte soltanto. Non ricordo se a sinistra o a destra, nella percezione c'erano delle ombre che riuscivo a percepire. E dopo tanti anni, sto parlando circa negli anni, fine anni 80, ebbi dei problemi di pressione oculare, non sapevo che fosse questo. A Marsala non riuscivano a regolarmi la pressione oculare, feci diversi accertamenti, a un certo punto decisi di andare. Sentì parlare di Barcellona, perché il dubbio era Ginevra, Barcellona, sì, vado a Barcellona. I soliti centri Il medico qua, l'oculista di qua, mi disse che sarei andato dalla Madonna delle Lacrime, perché tutti volete andare a Barcellona, ma non farai niente. In effetti a Barcellona, dopo diversi accertamenti, stabilirono che la pressione oculare mia era bassa, e che quindi potevo non avere tutte quelle conseguenze che erano rossori, l'occhio che lacrimava, gonfio, grandi dolori. E praticamente l'avrei risolta con delle gocce, delle semplici gocce di visumetazone, che come controindicazione aveva questo innalzava l'innalzamento della pressione oculare. Ritornando a Marsala, l'oculista si mise a ridere dicendo che non era vero. Abbiamo fatto la prova e gli ho dimostrato che quelli avevano ragione e che quindi lui avrebbe dovuto smettere la sua professione a quel punto. Mi affidai a Barcellona e andai bene per alcuni anni. Poi però ebbi di nuovo problemi al punto tale che gli oculisti mi diagnosticarono praticamente che dovevo... che non c'era più niente da fare, tutto era degenerato, ero tornato a Barcellona, mi hanno detto che non c'era più niente da fare perché l'occhio ormai stava andando in una fase di recessione tale che avrebbero dovuto sterilizzarlo, cioè estirparlo dal bulbo oculare, perché le conseguenze sarebbero state anche per l'occhio, oltre che per l'altro occhio, anche a livello cerebrale. E quindi era una cosa urgente, non dovevo perderci tempo. Rientrai a Marsala, ne parlai con l'oculista, il quale ha insistito anche lui di farlo subito. E io ho perso del tempo, dico perso per perso, vado da Salvatore, che conoscevo, come ripeto, da anni, vediamo se c'è una soluzione anche a questo problema. E dopo diverse discussioni per... Salvatore riuscì a stimolarmi, a convincermi che avrei dovuto farlo, anche se lui non ci credeva che avesse avuto la forza di farlo, e l'ho fatto. Ho fatto cosa? Ho smesso di fumare, mi sono ritirato nella mia casa in campagna, non sono uscito per un certo periodo perché ho dovuto fare il digiuno, per oltre 40 giorni, e poi dopo i 40 giorni
ho cominciato ad alimentarmi con soli centrifugati. Però la cura nel frattempo qual è stata? Quella di fare impacchi di argilla agli occhi, in pancia e nella schiena, continuamente. Avrei dovuto bere delle tisane che non riuscivo a sopportare perché appena andavo per berle mi vomitavo e quindi bastava l'acqua e i cristalli che facevo ogni giorno con acqua e limone. Mi sono alimentato così per 40 giorni. Dopo i 40 giorni, un bel giorno sono C'è tornato. problemi di salute avuto in queste 40 No, no, giorni, no, pur facendo questo no. tipo di Facendo digiuno. questo tipo di digiuno sono dimagrato. Io non ero grasso, non sono mai stato Sei grasso. dimagrito? Sono ulteriormente dimagrito, al punto tale che chi mi stava vicino temeva che io non ce la potessi fare. Però il mio viso era più luminoso, non avevo più né gastrite, né gastroduodenite, né. E tutte le bollicine, le pustolette, il mio viso e il mio corpo erano Diciamo che allora diventati di un il tuo ventenne. sistema immunitario stava riorganizzandosi Cambiandosi tutto. tutto quanto Anche se io dopo, non riuscivo a capirlo ancora, perché eh. l'hai lasciato libero di fare Sì, quello che doveva esatto. fare. E so solo che dopo ricominciamo a ricreare la flora Batterica. intestinale batterica. E con i centrifugati, quindi abbiamo fatto un'altra ventina di giorni ad alimentarmi con soli centrifugati di carota, Cibi di di transito. sé, solo quelli. Un bel giorno Salvatore, che io manifestavo sempre l'esigenza di voler masticare, ma già ai tempi erano mature sicuramente, mi diede appuntamento, andammo una mattina, mi ha portato in un luogo che poi questo luogo dovrebbe essere, io dico polarizzato in qualche modo, perché era la fonte della nostra argilla pure, dove c'erano degli alberi di fico, di fichi, e mi ha detto: qua c'è l'albero, mangiare a sazietà senza togliere nulla dal frutto. E questo è cosa è successo? È successo che poi, quando riterete opportuno di uscire, mi andai a visitare dall'oculista la pressione oculare, l'occhio, l'interno dell'occhio, la retina e tutto. L'oculista saltò dalla sedia dicendo che tutto era normale e mi ha chiesto cosa avessi fatto. Non volevo dirglielo, ha insistito oltremodo. Dopo la sua insistenza gli ho detto che glielo avrei detto, ma sicuramente lui non avrebbe accettato, cosa che è successa, perché dice: non è possibile. Dopo gli ho raccontato cosa ho fatto per sommi capi, mi ha detto che era impossibile, che scientificamente non sarebbe mai potuto essere possibile. Al che ho risposto che non volevo vendergli nulla, non mi interessava che lui se ne convincesse, mi interessava sapere che stavo bene. Da quel giorno non sono più andato all'oculista, se non per misurarmi la vista. Quindi a questo punto vi posso dire una cosa, come l'ho detto a Sandra. C'è nella vita a volte, c'è per legge di karma, forse io ho avuto un po' diverso dalla vostra, al vostro karma, sia Santa Napoli che tu, che avete avuto problemi del genere, avete incontrato sulla vostra strada in Salvatore Paladino. Io a 11 anni, ragazzino, non ho incontrato Salvatore Paladino, ma ho incontrato dei medici dell'ospedale di Palermo, dove mi hanno estratto il bulbo oculare per una retinite acuta che si poteva curare tranquillamente con un po' d'acqua fresca, un po' d'argilla e con un digiuno come avete fatto voi. Purtroppo a me hanno rovinato la vita a 11 anni, a un bambino. Voi ve lo siete salvata, cioè chi ve l'ha salvata? Quella persona stessa che ha subito le sevizie della medicina La medicina è ufficiale. ufficiale. Purtroppo, questa è la vita. Vabbè, ma hai avuto tanti altri bei incontri, Sì, secondo è vero. Okay. Va me. Altri bene, omaggi li hai avuti.